Ciao a tutti, siamo arrivati dopo il diretto a Higashi, Shizuoka. Siamo ora a Shizuoka. Il tempo è brutto, piove tanto. Ho lasciato il mio amico alla stazione perché non ha l'ombrello. Ora faccio il possibile, ci siamo dati un gancio qui in stazione. Tra un'ora faccio un diretto qua attorno alla stazione e vi faccio vedere Shizuoka. Cittadina che non sono, vengo qua per la prima volta, quindi qualsiasi cosa vedo uguale l'altra, non cambia nulla. Se riesco a filmare senza problemi. Shizuoka, vi faccio vedere quest'area, che è all'uscita nord della stazione. Shizuoka Station è una città bella grande anche questa. Faccio vedere la posizione, guardate. Intanto lì c'è gente che sta facendo coda per prendere il pullman. Ora prendo una via, questa qua è la zona centrale. Questa è la stazione Shizuoka Station. Il tempo è proprio un disastro oggi, guardate come piove, qua si vede meglio. Piove veramente tanto. Ora cercherò di fare qualcosa. Un diretto, qui ci sono due ragazze col microfono. Stanno facendo uno sketch televisivo. Vabbè. La città di Shizuoka. Cerco di inquadrare qualcosa qua attorno. C'è tanto traffico, sono le 12:30. Mi si è già bagnato l'obiettivo, purtroppo oggi è così. Prendo questa via, attraversiamo la strada. Allora, per andare di là, passare prima, devo passare, allora, devo studiare il percorso. Devo passare di là. Prima il mio amico, tra un po' lo tiriamo la foto. Mancava poco che lo stiravano. La macchina ha fatto un'inchiodata, ci mancava solo un incidente qui in Giappone, quando la sanità qua è a pagamento. Abbiamo l'assicurazione, però sono casini, meglio evitare. Tra l'altro l'assicurazione la sono pure dimenticata a casa. Questo appena diventa verde. Siamo un bel diretto qua a Shizuoka. E vediamo qualcosina. Il Koban Station non mancano mai, ce n'è una a fianco alla stazione. Sono le varie stazioncine della polizia, perché qua ogni tot metri c'è un Koban Station con due o tre poliziotti. Ne abbiamo anche uno a due passi dal nostro albergo. Un'ora di Shinkansen per arrivare da Tokyo. Ora è verde. Un'ora di Shinkansen, quindi è comodo. Non è tanto lunga la strada per arrivare fin qui. Sono quattro fermate, Shinagawa, Shin Yokohama, e poi c'è un altro paese che non mi ricordo, e poi c'è Shizuoka. Guardate che bella questa statua. Posso ingrandire poco perché sono intortato con... non riesco a ingrandire. Mi avvicino io. Bella statua. Andiamo dall'altra parte. Così. Palazzoni di vetro anche qua non mancano. Non è bello girare con la pioggia, però
io ho i giorni contati, mi sono prefissato a cosa vedere in tali giorni. Se oggi non venivo qui, non venivo più, lo so già, quindi pioggia o non pioggia, anche se sto poco, almeno qualcosa vediamo. Non so se c'è una Chiabara di Shizuoka anche qui. Ah, lì c'è un Saizeria, un 100 yen shop. Giretta Shizuoka. Passiamo ora, andiamo da quella parte. Spera per poco. Quella è la stazione, quel palazzo dove trovate finito parte, dove anche qui gli Shinkansen da una parte e i treni normali dall'altra. Questa non so cosa sia. Shizuoka. Abbiamo fame, dopo che recupero il mio amico ci siamo dati un'ora di giro qua, un'oretta, poi vado alla stazione, lo recupero, andiamo a mangiare, poi vado dall'altra parte della stazione, faccio un altro giro, poi abbiamo lo Shinkansen per le 5, meno male, 5 e mezza, meno male che ho deciso di stare poco, abbiamo deciso di stare poco, perché sennò il nostro tempo fino alle 8, noi da Nagoya siamo andati via alle 8. Questo è un negozio di divani, arredamento. Guardate, questa è una via abbastanza centrale. Sono negozi ovunque, c'è un negozio che si chiama a fianco a me Toba Books, questo qui, che è una libreria praticamente. Oh bello, adesso vi faccio vedere una bella cosa che ho già visto a Osaka, l'ho appena inquadrato, riesco a fare pochi ingrandimenti perché mi dovrei fermare sotto una tettoia, togliere, liberarmi la mano dall'ombrello e riuscire a ingrandire. Italiano, tomato, c'è un ristorante italiano qui, centro commerciale, che non mancano mai. Stava scivolando l'ombrello, è scomodo. Adesso vi faccio vedere quello che ho visto a Osaka. C'è anche qua, quindi è una catena. Mi metto a lato perché c'è anche un albero in mezzo. E ho pure un palo adesso, comunque vi faccio vedere un po' la zona qua. C'è il ristorante con il granchio, lo ingrandisco, sono sotto una tettoia, vedete, meccanico che si muove. Da noi impensabile fare una cosa del genere, perché con tutte le tasse che ci sono sulle insegne vi farebbero pagare una barcata di soldi. Molto bello. Vedo un disegnino anime, magari c'è qualche negozio otaku lì. Ve lo faccio vedere prima di uscire dalla tettoia. Guardate, un po' si vede. Ah, con la fotocamera bagnata, amen. Via centrale di Shizuoka.
Allora vado fino al semaforo, poi prendo un'altra via e vediamo altre cose qua di questa bellissima cittadina. Negozi di alimentari. Infatti è un negozio di anime. Andiamo là davanti. Andiamo lì davanti. Ah, ma vende anche i giochi. Oh! C'è un negozio, bene. È anche bello grande, è bello pieno. Ora arrivo fino qui. Shizuoka. Vi faccio vedere questa bella sardina. Poi l'area continua, lì sotto se si va ancora avanti c'è un'altra area con tettoie e negozi vari, però io ora passo di qua e, anzi, vi saluto adesso, vado fino all'altro angolo, poi riprendo il video scendendo giù, vediamo cosa c'è, quindi ci vediamo tra poco qui a Shizuoka. Ciao!